Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Torino Sposi Web TV. Sto andando a Villa Somis per l'evento Esposiamoci, un wedding day organizzato da Alda Bianco di Dream Event. Andrò un po' a curiosare qua e là, a vedere se ci sono delle novità per i futuri sposi e a fare qualche chiacchiera con gli espositori. E quindi seguitemi. Nella nostra bellissima collina torinese. Sempre più in alto, sempre più in alto. Ed eccoci qui con Claudio di Gruppo C2. Claudio, cosa possiamo dire per i futuri sposi che vogliono prendere un abito da sposa, un abito da sposo? Venite a trovarci, siamo a Caluso per accogliervi e proporvi le migliori marche nazionali e internazionali, servizio di su misura, sartoria interna. Sì, che è importante, l'abbiamo parlato anche con Magda nel video precedente che abbiamo pubblicato. Per l'uomo facciamo anche il bimbo uguale al papà, vestiamo da sempre la sposa, le damigelle, i genitori. Ormai quindi vestiti da cerimonia naturalmente di ogni genere. Di ogni genere, praticamente chi ha bisogno di un bel vestito può venire da noi e valutare senza impegno. Come e... questo, possiamo dirlo? Possiamo dirlo. Possiamo dirlo, è stato un bel suggerimento e sì, direi infatti, che ti sta anche bene. Sì, sì, sì. Tutto sommato, mi fa ringiovanire di 10 anni. Obiettivo raggiunto con Mauro. Infatti. E quindi chi ha desidera un abito da sposa, un abito da sposo, da cerimonia. O un bel vestito. Sa dove poter andare, quindi a Caluso, in via Circonvallazione. Via Nuova Circonvallazione 50 Caluso. Ok. Salutiamo tutti e venite a trovarci. Grazie a voi. E ciao a tutti. Ciao. Ciao.
eccoci qui sul nostro canale con Liliana di Print Boutique. Sì, buongiorno a te. Quali in pratica servizi tu puoi offrire ai futuri sposi? Mi pare che hai detto che ci sono delle novità particolari. Da dove iniziamo? Iniziamo dalla partecipazione. Come ogni matrimonio inizia con le partecipazioni, anche noi iniziamo con la parte delle partecipazioni, l'invito del matrimonio e dopo tutta la suite cancelleria che serve per un matrimonio, per esempio il tableau mariage, il menù, i bigliettini di ringraziamento e varie cose che ognuno può pensare e inventarsi come richiesta, diciamo. Abbiamo le partecipazioni, quelli un po' multimediali, vero? Già avevamo visto la volta scorsa. Sì, le partecipazioni in realtà aumentata, che sono stupende. Sì. Sono stupende perché fanno un invito al matrimonio, proprio i sposini fanno un bel video e mettono tutta l'allegria che solo loro sono certo. capaci di però gli invitati devono avere il telefonino quelli di nuova generazione, naturalmente. Sì, ma è solo un'applicazione che è gratuita, si scarica. Sì. In questi giorni tutti hanno i telefonini che scaricano le applicazioni. Sì. Hai tutto, neanche la banca non ti lascia di utilizzare il telefonino. E quindi è una cosa molto simpatica. Poi d'altro invece cosa c'è? D'altro, le novità da quest'anno abbiamo anche le bomboniere food. Perché in tanti abbiamo sentito che non vogliono avere quei soprammobili. Qui in Piemonte si dice ciappa pur, quindi ciappa polvere. Sì, e così abbiamo pensato queste bomboniere food dove... Abbiamo qui un esempio qua, no? Qui? Sì. Queste qui in pratica dentro c'è del sale... E il sale è sale marino con un po' con aroma di limone e la classica bomboniera con i confetti dentro, ma abbiamo i cataloghi perché abbiamo due belle aziende, una siciliana e una ligure, che ci fornisce tutto quello che desideriamo. Quindi sale di Sicilia. Sì, è proprio sale di Sicilia, ma anche questi oli, non, peccato che non si vedono nel catalogo, che sono tutti speziati e si sfruttano sopra le insalate, vari aromi. Ah, anche gli oli, ho capito. Sì, sì. Quindi una bomboniera proprio che si proprio può utilizzare subito. Subito. Parliamo anche delle cose, diciamo, sulla parte salata, ma anche sul dolce, delle marmellate, miele, tutto quello c'è che... La possibilità. Certo. Ma parlando delle bomboniere o di segnaposti, possiamo approfittare anche di delle bomboniere o segnaposti che hanno la piantina dentro, quelle che fanno crescere la piantina, che sono bio, che sono ne hai una che possiamo prendere come esempio? Poi torniamo qua, eccola, facciamo vedere qua un attimo. Questa è rotonda e qua dentro abbiamo una piantina un po' di curva con i semi che bagnato ogni giorno inizia a crescere e dopo possiamo solo trasvasare e basta. Bisogna avere il pollice verde però, sì, diciamo sì. Ma ce l'abbiamo, dobbiamo solo essere attenti di essere sempre bagnato. Queste sono le nostre c'è l'imbarazzo della scelta. Lo lasciamo parlare, noi siamo pronti per aiutare i futuri sposi. Senti, domanda ad obbligo, in pratica, una coppia di sposi viene da te e dice voglio le bomboniere di partecipazione, cosa devono stare attenti per scegliere questo tipo di servizio o prodotto? Essere attenti a quello che devono scrivere, le carte che devono scegliere e di rispettare le loro esigenze. Noi siamo pronti per offrire per esaudire tutti i loro desideri. Noi abbiamo dalle cose base e possiamo abbellire e crescere di quello che vogliono. La fantasia lo lasciamo volare, per noi ogni dettaglio è importante. Noi lavoriamo molto sui dettagli. I dettagli per noi sono importanti e nessun dettaglio non è troppo piccolo o meno importante. Quindi qualsiasi cosa che passa in mente degli sposi devono dirla, noi avevamo questa idea, noi facciamo tutto per poter realizzarlo, certo. Va bene, ti ringraziamo grazie per partecipare al nostro canale e facciamo un saluto a tutti quanti e ciao a tutti, ciao.
Eccoci qui con Guido di Villa Somis, diamo il benvenuto sul nostro canale. Allora, bellissima location, mi è piaciuto moltissimo. Quindi Guido, cosa possiamo dire ai futuri sposi del servizio che tu puoi offrire a loro? Ma di per sé Villa Somis in primis è un ristorante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la cucina la fa da padrone. Noi siamo un ristorante alla carte che poi ci prestiamo a quello che è tutto il discorso di banchettistica a livello generale. Logico, abbiamo un servizio di cucina di livello che tutti gli sposi poi possono venire a personalizzare per il proprio evento. Quindi loro, anche volendo, vogliamo questo piatto particolare o questo particolare, voi potete soddisfare ogni tipo di richiesta. Esattamente, che siano piatti anche ex novo che magari hanno mangiato altrove o fatti apposta per l'occasione in base a quello che può essere il tema del matrimonio. Quindi in base a quello che hanno scelto possiamo andare a creare un piatto apposito. Apposito per il proprio bello. Esatto. Ho capito. E la location offre, visto c'è un parco, quindi volendo possono fare anche servizio fotografico qui attorno. Sì, esatto. Sostanzialmente noi all'interno della struttura abbiamo un giardino interno e tutta una serie di scorci a livello naturalistico che si prestano molto al discorso. Poi posso dirlo, di qua c'è una bellissima vista verso Torino, veramente bellissima. In effetti, vabbè, la collina torinese, diciamo che è al proprio il suo perché, diciamo. Quale consiglio possiamo dare ai futuri sposi quando devono scegliere un servizio come il tuo? Da cosa devono stare attenti in particolare, secondo te? Secondo me quella che può essere la parte più cruciale è la qualità di quello che si va a scegliere. Bisogna sempre provare, toccare con mano, da un allestimento a una struttura. Nel mio caso specifico, toccare con pancia, quindi venire a provare il ristorante e capire se... Sicuramente hai detto l'occasione di fare, diciamo, un pranzo, una cena, certo, di prova e poi per valutare. Esattamente. Come di solito fanno tutti. Esatto, tutti noi diamo la possibilità, ovviamente, una volta che si è scelta la coppia di sposi, di venire come ospiti a provare il menù o i menù scelti, oppure di venire a mangiare alla carta e fare un menù di assaggi. Ecco, come disposizione ho visto che sia dentro che fuori, e questa è una cosa anche da dire, nel senso che possono scegliere di poter consumare in pratica la cena o il pranzo in pratica, o all'interno o all'esterno. Esatto, noi abbiamo fortunatamente grandi spazi che permettono sia una versatilità dal punto di vista di fare un evento totalmente interno, sia un mezzo e mezzo, quindi un aperitivo esterno con un passaggio interno, sia un matrimonio interamente all'interno, all'esterno. Quindi il famoso piano B, nel senso che se il tempo fuori non è il massimo, abbiamo piano B, piano C, tutti. Puoi dare qualsiasi cosa, quindi puoi recuperare qualsiasi situazione anche di cattivo tempo. Esatto. Ho capito. Poi abbiamo visto anche il rito civile, quindi chi vuole può, c'è lo spazio anche per poter fare. Sì, anche per rifare un rito simbolico, che poi lì, nel momento in cui gli sposi scelgono e optano per utilizzare l'intera struttura, possono optare per un posto piuttosto che un altro e di conseguenza utilizzare una sala piuttosto che un'altra. Noi, avendo a disposizione più sale e più scorci, possono scegliere quello che preferiscono. Ok, allora ti ringraziamo di aver partecipato al nostro canale e facciamo un saluto a tutti quanti. Ciao a tutti. Cosa importante, che nelle cerimonie simboliche, come testimoni, possiamo metterne quanti ne vogliamo. Solitamente in chiesa mi pare che siano uno solo a testa, in comune due, possiamo anche metterne sposi la cerimonia. Io, Marco, prendo te, Rosa, come mia sposa e prometto di amarti sempre, eccetera, eccetera. Lì è scelta un po' degli sposi, per me tanto non cambia niente. In questo caso vi leggo vi chiedo di alzarvi in piedi, gentilmente, grazie a tutti quanti. Rosa, vuoi prendere Giuseppe come tuo sposo, come mio amato, onorato sempre nella gioia e nel dolore, nella salute, nella malattia, tutti i giorni della tua vita? I testimoni hanno udito? I testimoni si hanno udito, ovviamente, perché così si fanno i riti civili. In seguito alle vostre risposte affermative, io, Sandro Calabro, faccio firmare un foglio, che è questo qua. Adesso lo vedete su un foglio di carta normale A4, ma solitamente io faccio un foglio di... Sotto.
Eccoci qui con, sul nostro canale, diamo il benvenuto a Gianluca di Eventi Musica In. Allora Gianluca, diciamo ai nostri ascoltatori che tipo di servizio puoi dare ai futuri sposi. Allora, intanto grazie che hai fatto l'intervista. Sì, noi ci occupiamo di wedding a 360 gradi, partiamo dalla musica, quindi abbiamo 20 ragazze molto molto brave vocalist che cantano. 20 vocalist, tutte professioniste. Abbiamo poi pianisti cantanti, abbiamo DJ set, abbiamo teodarchi, sassofonisti, e abbiamo ampliato, insomma, siamo service ufficiale a tutte le fiere di Torino. Il nostro servizio audioluci, quindi abbiamo illuminazioni di castelli, fontane luminose, qualsiasi tipo di apparecchiatura a livello di illuminazioni, insomma siamo in grado. Quindi di oltre al servizio musicale, sì, anche un servizio diciamo di scena, sì, che poi in pratica con effetti speciali, ecco. Anche perché il matrimonio non è più come per una volta, insomma si metteva il pianista, il DJ, ormai è diventato veramente una cosa, un evento importante, sì, dove si dedica anche alle parti visual, all'allestimento, ovviamente vanno tantissimo le illuminazioni dei castelli, le fontane luminose, però senza dimenticare dove siamo nati, siamo una azienda importante, che è la parte wedding musicale, quindi live, DJ set, abbiamo pianoforti bianchi che li portiamo in console, in musei, insomma abbiamo dei servizi, cerchiamo di dare servizi diversi alla norma, insomma, anche per riuscire a la concorrenza, insomma, rispettata. Certo, siamo tutti bravissimi, tutti danno servizio ottimale, però soddisfate in pratica ogni esigenza che i futuri sposi vogliono. Certo, cerchiamo di essere sempre all'avanguardia e vedere il cliente dove mira, e noi arriviamo sempre, insomma, per fortuna. Meno male. Allora, diamo un consiglio a chi deve in pratica, metti uno sposo e una sposa, vogliono prendere un servizio musicale, quale consigliare a loro per dire state attenti a questo? In primis direi subito, quando mi pare vogliamo il servizio musicale, direi di trovare le location dove possiamo suonare, perché ci sono tantissime location che purtroppo noi andiamo lì ma non possiamo suonare per problemi di volume. Quindi prima cosa, stare attenti alla location dove uno suona. No, se vogliamo dare importanza giusta alla musica, bisogna trovare le location dove puoi suonare, quindi con i volumi giusti, sempre cercando di rispettare le norme di acustica, però sono quelle location che puoi fare, diciamo, abbastanza quello che vuoi, location che non puoi suonare, location proprio quasi niente, allora un attimino, se vogliamo rendere la musica importante, dobbiamo dare lo spazio per poter cantare, quindi non mettere la musica a basso volume, quasi in sordina, quindi non sarebbe il nostro lavoro. Vabbè, certo, sennò... Eppure ci sono tanti posti che magari, come ce ne sono pochi, tanti, dipende poi la location dove sei un pochettino non aiutati in questo, perché non puoi, quindi uno non ci pensa e così, e poi alla fine non può mettere la musica in modo adeguato. Sì, intanto noi cerchiamo sempre di consigliare, se vuoi un servizio musicale, a meno che non vogliamo un servizio dopo cena, quindi facciamo un aperitivo soft, quindi molto molto soft, una cena molto soft magari con una chiavetta, e poi facciamo festa dopo nella sala principale dove si può far festa. Alcune location sono un po', insomma, in mezzo alle colline con le case vicino, dove dicono, e poi quando arriviamo lì mi raccomando i volumi, non si può suonare. Allora, cioè, io penso, almeno mi viene in mente specialmente la sera, nel senso che poi la sera uno fino a un certo orario può mettere la musica, poi dopo siamo, no, siamo già andati un pochettino oltre a questa cosa qua. Noi possiamo offrire, abbiamo già fatto questa cosa qua, il silent disc, quindi praticamente tutte le location che hanno dei problemi di volume serali dopo le 10:30, noi diamo le cuffie a tutti, cuffie silent disc, con il DJ che parte con due canali musicali, DJ set o latinoamericano, o scegli tu praticamente la musica, non si sente niente, è tutto in silent disc, con quelle cuffie, poi andiamo avanti fino alle 2-3 del mattino e sono 10:30. Aspetta, cosa un po' nuova. Abbiamo già in fiera, noi siamo reggi a tutte le fiere a Torino, abbiamo fatto, posso dirlo? Non posso dirlo, saremo poi un'altra fiera anche. Le vedete sul nostro canale tutte le fiere che si possono. Saremo un'altra fiera importante, e l'abbiamo presentata in fiera anche per il ministero, in modo che il cliente viene, non viene più assordato dalla musica, quindi si mette le cuffie e ascolta la musica gradevole, insomma, in quanto al suo udito. Beh, è un buon accorgimento per chi vuole un servizio, diciamo, ben fatto, ecco, a questo punto. Siamo sempre di trovare la soluzione a tutto. Ho capito. Va bene, salutiamo Gianluca per il suo intervento sul nostro canale. Sì, grazie a te, quindi, Mauro. Salutiamo tutti quanti. Ciao a tutti, a presto, ciao da Gianluca.
Eccoci qui sul nostro canale con Elisa. Che tipo di servizio offrite agli sposi? Buongiorno, noi siamo una scuola di danza a Ferriera di Bottiglier Alta che si chiama Absolutely Dance. C'è il comparto di Wedding Dance, quindi Absolutely Wedding Dance, che si occupa del ballo degli sposi, che possono ballare o da soli o con gli amici, parenti, insomma i familiari che partecipano al matrimonio, oppure richiedere magari un gruppo che venga dall'esterno per fare una performance dedicata al matrimonio. Quindi il classico ballo che si fa, il ballo degli sposi, voi però lo movimentate con qualche coreografia un po' più dedicata, carina, in far vedere agli ospiti. Sì, esatto, dipende anche da che cosa vogliono gli sposi, se vogliono una versione un po' più classica del ballo degli sposi, un qualcosa di un po' più movimentato, o addirittura ci sono tanti matrimoni a tema, quindi magari si sceglie la musica del film piuttosto che qualche musica con cui si sono conosciuti, ecco, per esempio. Sì, abbiamo visto adesso la performance rispetto a Grease, naturalmente il ballo diciamo un po' più forse gettonato a questo punto, vero? Sì, sì, esattamente, l'abbiamo fatto al loro matrimonio, quindi abbiamo proprio ballato fisicamente al loro matrimonio e abbiamo voluto movimentare un pochino il, diciamo così, la versione classica che è magari il pezzo lento eccetera dei due sposi, anche a seconda della personalità degli sposi e anche degli invitati, no? Certo. Dipende un po'. Ma ci sono degli sposi che sono un po' legati, che non riescono a ballare? Allora, chi viene da noi, è un professionista . E quindi non si pretende che sia... Impara subito a ballare. Sì, sì, assolutamente, sono tutti molto... anzi tutti mi dicono, ma quattro prove, ma sei sicura? In realtà dopo la terza, la quarta, certo, è solo così di conferma. Sì, 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 assolutamente. Allora, uno sposo viene da voi e questa idea qui del ballo, vi dicendo, cosa consigliate in pratica per chi vuole un servizio di questo genere? Prima di tutto io mi faccio un'idea di cosa vogliono, di qual è l'idea, eccetera, se hanno una musica o se la dobbiamo scegliere insieme, eccetera. Dopodiché viene montata una coreografia o diciamo presa dal repertorio che c'è, o di gruppo, appunto di coppia, oppure si monta una coreografia dedicata sulla musica che mi chiedono gli sposi, gruppo, eccetera. Prima se ne parla, montaggio, no, prove. Ho capito. Diciamo, normalmente l'iter è questo. Va bene. Allora, grazie del vostro intervento. Facciamo tutti quanti un bel saluto sul canale. Ciao. Benvenuto a Valentina di Photobus. Ciao Valentina, benvenuta sul nostro canale. Allora Valentina, possiamo dire ai futuri sposi che tipo di servizio tu puoi offrire per loro? Allora, il nostro è un intrattenimento che proponiamo per intrattenere gli ospiti al momento dell'aperitivo. Facciamo salire sul nostro pulmino Volkswagen, che è stato completamente restaurato e arredato, tutti gli ospiti completi di gadget e di accessori simpatici per poter fare delle foto che poi verranno stampate il giorno stesso e inserite dentro un album dove poi gli ospiti potranno lasciare delle dediche. Ho capito, quindi un divertimento per gli sposi, possiamo dirlo? Un divertimento per gli sposi, per gli ospiti, ma soprattutto che poi crea questo bel ricordo che poi gli rimane con le foto, le dediche, quindi divertimento sul giorno stesso, però poi un ricordo per sempre. Ho capito, quindi una cosa un po' fuori dal comune che potete dare ai futuri sposi. Sì, esatto, ci sono diverse forme di photobooth. Noi ci siamo presi questo pulmino e facciamo questo photobooth, quindi un modo un po' diverso per fare queste foto un po' divertenti che vanno tanto di moda e che piacciono tanto alle persone. Beh dai, una cosa un po' nuova, ma interessante. Ecco, un futuro sposo che vuole prendere questo servizio, che cosa gli consigli, che cosa deve stare attento in particolare per avere questo tipo qui di servizio da voi? Allora, anche. Innanzitutto a prenotarlo per tempo, perché Baruba piace molto, fortunatamente, quindi bisogna prenotarlo con un po' di anticipo.
E poi consigliamo sempre di non svelarlo agli ospiti, perché comunque all'ultimo momento solo, eh? No, sarà tutta una sorpresa che è in mano noi, perché all'arrivo degli ospiti alla location lui fa già tanta scena, poi c'è l'intrattenimento, ci sono le foto divertenti, poi dopo c'è la sorpresa dell'album. E quindi è bello che sia tutto un po' una sorpresa, che la gente non lo sappia e non sia preparata, perché è più effetto wow. Certo, è bello, un bel consiglio a questo punto. Grazie. Sicuramente. Va bene, grazie mille per aver fatto intervenuto al nostro altro canale, e facciamo un saluto a tutti quanti, e ciao a tutti. Ciao a tutti. Ed eccoci qui con Alda Bianco, benvenuta di nuovo sul nostro canale. Allora Alda, parliamo un po' del servizio che tu puoi, ricordiamo il servizio che tu puoi dare agli sposi. Sì, io sono una wedding trainer e diamo un servizio a 360 gradi, cioè dalla semplice consulenza all'evento, all'organizzazione dell'evento completo. Quindi qualsiasi possibilità di organizzare l'evento tu puoi soddisfare le loro esigenze, esatto, le loro richieste, quello che loro hanno bisogno. Esatto, anche solo il semplice servizio noi lo offriamo. Ho capito, quindi anche le location, tipo di location, tipo di location potrebbe essere l'auto che il viaggio di nozze, consigliamo, certo, senza problema. Okay. Allora invece, come parlavamo prima, il corso del wedding day naturalmente non è una fiera a tutti gli effetti, però è un evento che, come parlavamo prima, che può curare i futuri sposi, nel senso che può coccolare più che curare, coccolare i futuri sposi, nel senso che naturalmente può venire qua e può avere tutto il tempo che vuole per poter capire che tipo di servizio o prodotto un espositore, certo, può dare. Certo, non, il cliente deve sentirsi rilassato, diciamo coccolato, noi ci mettiamo a disposizione, per questo abbiamo deciso di fare un wedding day e non una fiera grossa, proprio perché è una giornata dedicata ai futuri sposi. Quindi posso venire tranquillamente, guardare le cose, non come in fiera che passano velocemente, non li vedi neanche, dal volantino, no. Invece si possono sedere tranquillamente, fare due chiacchiere e capire in effetti che cosa uno può offrire a loro. Diciamo un salottino. Ecco, un salottino dedicato appunto per loro. Esatto. Ecco, allora ci sarà una prossima edizione, probabilmente il prossimo anno. Ci sarà una prossima edizione, di sicuro. Stiamo ancora un attimino decidendo dove, ma procediamo sempre. Quindi per saperlo basta seguirci naturalmente. Seguirci assolutamente di tutti i nostri canali, Torino Sposi World, naturalmente. E anche sposiamoci. Esatto. Allora, siamo in conclusione, quindi vi ricordo di mettere mi piace al video, di lasciare qualche commento e naturalmente di iscrivervi al canale. E quindi salutiamo tutti quanti. Salutiamo tutti. E alla prossima. Serata a tutti, ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.